Amici e amiche di Total Photoshop, buongiorno, sono Roberto Marini di Apromastore. Oggi sono qua per parlarvi di esposimetri. Vediamo che cosa sono. Sono strumenti che permettono di misurare la luce e di capire qual è l'esposizione corretta da utilizzare, nelle nostre fotografie, nelle nostre immagini. Perché parlare di esposimetri quando ormai tutte le macchine fotografiche, reflex o meno, hanno già all'interno un esposimetro? Perché in realtà vedremo che la misura della luce non è così scontata, non è così banale. Se vogliamo avere un controllo completo, della nostra immagine, dovremo per forza affidarci a degli strumenti. Una volta lo esposimetro era comunque obbligatorio quando si lavorava in pellicola, perché era estremamente difficile poter indovinare, e ancora adesso chiaramente se si lavora in pellicola è difficile indovinare la coppia esatta di tempi, diaframmi da utilizzare in un determinato contesto, in una determinata scena, sia luce artificiale che luce naturale. L'esposimetro ci fornisce rapidamente questa informazione. E ci consente di ottenerla in maniera precisa, accurata, con diverse tecniche di misurazione. Ma procediamo con ordine. Iniziamo a vedere innanzitutto quali sono le tipologie, di esposimetri, quali sono le tipologie di strumenti che, ci vengono messe a disposizione e cerchiamo di capire quali sono le differenze tra gli strumenti stessi e quindi quale scegliere e qual è lo strumento, più adatto alle nostre esigenze. Partiamo dagli strumenti a lancetta, questo in assoluto è lo strumento, in questo caso di Seconic, che è il marchio che distribuiamo, più semplice. È uno strumento a lancetta, quindi ci darà un'indicazione di tipo analogico e sfrutta praticamente due ghiere che vengono allineate che ci consentono di capire esattamente qual è il tempo e il diaframma da utilizzare in funzione della sensibilità della pellicola. Abbiamo quindi strumenti di tipo digitale. Gli strumenti di tipo digitale sono diversi. Abbiamo strumenti con un'indicazione molto semplice, strumenti di tipo touch o ancora strumenti molto più complicati come questo che addirittura hanno un doppio sistema di lettura. Lo strumento di tipo digitale mi consente di avere un'indicazione in maniera più chiara, più semplice, non devo far ruotare in ghiere, ho una lettura subito immediata di quella che è la coppia tempo e diaframmi, sempre in funzione della sensibilità ISO che andiamo ad impostare. La differenza che c'è tra i vari strumenti risiede nelle funzionalità che questi strumenti mi consentono, che questi esposimetri mi consentono e mi mettono a disposizione. Partiamo dalla lettura della luce semplice. In questo caso abbiamo la possibilità di leggere sia luce naturale che luce flash, a oggetti di questo tipo che addirittura mi consentono di avere anche informazioni riguardo a quella che è la latitudine di posa della mia fotocamera e quindi mi consentono di capire qual è in effetti l'intervallo di esposizione che sono in grado di riprendere in una determinata scena senza incorrere in sovraletture, quindi sovraesposizioni, piuttosto che in sottoesposizioni. Uno strumento invece di questo tipo, quello più complicato, praticamente è uno strumento addirittura con caratteristiche di impermeabilità, quindi adatto per chi fa outdoor, per chi fa fotografia naturalistica o paesaggistica, quindi ha la possibilità sia di leggere immediatamente quello che è il controllo della luce per riflessione, piuttosto che ci permette di fare velocemente anche le misure per incidenza. Ma adesso vedremo che cosa vuol dire misurare la luce per riflessione e per incidenza. Partiamo dallo strumento più semplice, quello a lancetta. Uno strumento di questo tipo è uno strumento pensato esclusivamente per misurare la luce continua, quindi la luce del sole oppure la luce che abbiamo in questo studio, quindi una luce fissa. Uno strumento di questo tipo non è adatto per misurare, per esempio, la luce di un flash, perché non è in grado di memorizzare l'impulso di luce, del nostro illuminatore flash. Quindi ricorrerò a uno strumento a lancetta esclusivamente se penso di utilizzarlo solo soltanto in quella determinata condizione, quindi con luce ambiente.
Addirittura uno strumento di questo tipo ha la possibilità di essere montato con un piccolo adattatore che è fornito nella confezione direttamente sulla slitta portaflash della macchina fotografica. Quindi se lavoro per esempio in pellicola con macchine magari che non utilizzano l'esposimetro, macchine vintage oppure macchine di un certo tipo, o macchine tipo Olga piuttosto che l'Omo, che quindi lavorano a pellicola ma non sono dotate di esposimetro, questo oggetto rappresenta un'ottima soluzione. Com'è che viene fatta la lettura della luce? Allora, vediamo che questo strumento ha la possibilità di avere questo palino che posso far scorrere davanti a quella che è la cellula di lettura. La cellula di lettura è posta proprio qua di fronte, mentre qua davanti abbiamo la nostra scala dove andremo a leggere la coppia tempi-diaframmi. Con questo pulsantino noi effettuiamo quella che è la lettura. Se quindi io voglio misurare in questo studio la luce che arriva su di me, quindi supponete di dovermi fotografare, posizionerete l'esposimetro in questa posizione con l'opalino posto davanti alla cellula, premiamo il pulsante di lettura, a questo punto vado ad impostare su questa ghiera quella che è la sensibilità della pellicola, supponiamo di impostare 800 ISO come sensibilità e vado ad allineare l'indice verde con la lancetta rossa. A questo punto, su questa scala numerata, io ho esattamente la corrispondenza delle coppie tempi-diaframmi da utilizzare nella mia fotografia. Per cui, se decido di utilizzare, per esempio, un trentesimo di secondo, vedo che devo impostare il diaframma 8 sulla mia macchina fotografica. Ecco perché ho posizionato l'esposimetro in questa posizione. Perché l'esposimetro in questo caso ha letto la luce che arrivava sul mio volto. Quindi ho misurato praticamente la luce, si dice, per incidenza, cioè ho fatto incidere la luce esattamente come incide su di me. Viceversa, se spostassi questo lettore, predispongo l'esposimetro per fare una misura per riflessione. Allora, in questo caso lo strumento deve essere posizionato verso l'oggetto che riflette la luce e di conseguenza vado a fare la lettura, per cui dovrei tenere in mano come fotografo l'oggetto, puntarlo verso il soggetto e leggere la luce che viene riflessa. Chiaramente è un tipo di misura in questo caso meno accurata perché non ho uno strumento, un sistema di puntamento per orientare correttamente lo sposimetro, quindi misuro genericamente quella che è la luce riflessa. Lo strumento digitale utilizza esattamente lo stesso concetto. Anche qua abbiamo la nostra sferetta, in questo caso si chiama lumisfera, che posso far scorrere davanti alla cellula, sempre per fare esattamente lo stesso tipo di misura. Quindi misura per luce incidente, di conseguenza imposto sensibilità, tempi e leggo a questo punto il diaframma, proiettando la luce e posizionando lo strumento ancora una volta vicino al mio volto. Per cui in questo caso noi mettiamo che il tempo di posa è un trentesimo di secondo e vado a leggere quello che è il diaframma che dovrò utilizzare per la mia fotografia, che è diaframma 8 e 6 decimi. Per cui in questo caso la lettura è estremamente immediata. Vediamo che se voglio utilizzare un tempo di posa diverso, una volta fatta la lettura è sufficiente premere lateralmente, quindi vado a variare quello che è il tempo di scatto, per esempio adesso è un sessantesimo, e automaticamente mi viene detto che devo utilizzare il diaframma 5, 6 e 6 e così via. Man mano che salgo coi tempi, ovviamente devo aprire il diaframma. Anche in questo caso posso fare una misura per luce riflessa, facendo scorrere la cupolina, quindi puntando l'esposimetro verso di me e quindi misurando la luce che io rifletto. Quando è che si usa un metodo di misurazione piuttosto che un altro? Beh, tutte le volte che posso andare vicino al soggetto, effettuerò una misura per luce incidente, quindi mi metto davanti al soggetto e misuro la luce. Se non posso avvicinarmi al soggetto perché questo è banalmente lontano, se perché voglio comunque misurare una luce riflessa, potrebbe essere quella di un'insegna luminosa che magari sta in alto e che voglio fotografare, a quel punto devo per forza utilizzare la lettura per luce riflessa. Anche in questo caso però vediamo che
non ho uno strumento che mi consente di puntare l'esposimetro verso la sorgente di luce. Quindi piccole inclinazioni non mi consentono di misurare la luce riflessa con estrema precisione. Per arrivare a fare questo, devo utilizzare strumenti sui quali è possibile montare, per esempio, un mirino, che quindi mi consentono di inquadrare esattamente il punto, lo spot di misura, come questo, piuttosto che questo, che mi consente di leggere esattamente, traguardandolo, quello che è il punto per cui io voglio misurare la riflessione della luce. Per esempio, sto fotografando una scena naturalistica, quindi un ruscello, un torrente, potrei iniziare a traguardare, premo il pulsante di misura, faccio la scansione della mia scena e quindi leggo punto per punto quello che è il valore di coppia, tempi e diaframmi. Benissimo, questo tipo di misura, la misura per luce riflessa, è la stessa misura che ho utilizzando una reflex. La reflex infatti ha un esposimetro al suo interno, per cui nel momento in cui io punto la reflex sul soggetto, la reflex misura la luce riflessa dal soggetto. E allora perché mai dovrei utilizzare un esposimetro? Beh, innanzitutto la misura della reflex è fatta attraverso l'ottica, quindi se io utilizzo un'ottica grandangolare, il mio punto di misura avrà una certa angolazione. Se utilizzo un'ottica tele, l'angolo visivo si accorcerà ulteriormente, si restringerà, di conseguenza il mio spot di misura cambierà ulteriormente, quindi varia in funzione della focale che utilizzo. Nel caso di un esposimetro invece il punto di misura è sempre molto ben preciso, molto ben delimitato. C'è un'altra cosa, immaginiamo per esempio di dover fotografare una scena di natura, montagne, un torrente, dove magari ho fatto la mia inquadratura, raso terra, in modo tale da impostare la mia macchina fotografica e fare il mio scatto. Magari utilizzo anche dei filtri ND, neutral density, per ottenere un tempo di posa lungo, perché abbiamo davanti un lago, delle cascate, quindi voglio andare a non congelare il movimento, ma avere l'idea di fluidità del movimento. Diventa scomodo, capito perfettamente, a questo punto fare una lettura spot della scena se ho posizionato per esempio la macchina a raso terra o comunque già composta la mia inquadratura. Di conseguenza posiziono la macchina, prendo il mio esposimetro, utilizzo l'esposimetro per andare a scandagliare la scena e quindi trovare la coppia tempi diaframmi corretta senza dover muovere la macchina fotografica, che a questo punto utilizzerò esclusivamente per fare click e immortalare la mia scena in maniera perfetta. Con questo chiudiamo qua questa puntata. Nella prossima puntata vedremo un pochettino di approfondire quelle che sono le funzionalità avanzate dei nostri esposimetri. Vi saluto e alla prossima.